Ciao a tutti amici, io sono un casual player, ma anche la maggior parte di voi sono dei casual player. Alcuni di voi che sono riusciti a guadagnare 250 euro in una cash cup l'anno scorso sono anch'essi dei casual player. Lo sapevate? Voi mi direte, ma come? Io pensavo che quelli che guadagnano con Fortnite fossero tutti dei pro player. Qual è la differenza invece? Tranquilli, tra pochi secondi ve lo spiego io. Ma mi sapreste spiegare voi, in una o due frasi, qual è la differenza tra un pro player e un casual player? Ok, il primo guadagna soldi, invece l'altro gioca per divertirsi e fino a qui ci siamo, no? Altro? Mettete in pausa il video e scrivete nei commenti almeno una differenza tra un pro player e un casual player. Intanto ragazzi, beccatevi questo video, spero che vi piaccia e se vi dovesse piacere non scordatevi mai di mettere un mi piace e se siete nuovi su questo canale iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i miei prossimi video. Ed io do un caldo benvenuto a tutti i nuovi arrivati, invece a tutti i miei vecchi amici, bentornati. Allora amici, nella intro ho già anticipato qual è una delle differenze tra un pro player ed un casual player, ed è sicuramente la differenza che si butta subito nell'occhio, e stiamo parlando del perché questi ultimi giocano a Fortnite. I casual player sono ovviamente quelli che provano estremo piacere quando si spostano nel mondo di Fortnite, sono quelli che giocano utilizzando una grafica che fa piacere all'occhio, quando questo è possibile ovviamente, perché poi non tutti i computer sono in grado di replicare la grafica di una PS5 ad esempio, facendo pure 120 fps. I casual player sono dunque quelli che giocano a Fortnite per rilassarsi e per staccare un'oretta o due dopo una giornata molto lunga e stressante. I pro player a sua volta sono quelli che, come i casual player, hanno scoperto Fortnite e ci hanno iniziato a giocare come casual player, perché ovviamente nessuno diventa un pro player dal primo giorno. Sono giocatori che hanno però visto che le loro abilità sono una testa sopra quella degli altri e che nonostante l'assenza degli allenamenti sono diventati più forti dei propri amici in pochissimo tempo. Sono giocatori che utilizzano una grafica al minimo, perché la cosa più importante per un pro player non è la grafica carina, ma le performance migliori che ci possono essere, e questo non è tutto. Abbiamo tolto soltanto lo strato superiore, proprio la differenza che si trova in evidenza tra tutte le altre. Ma adesso scopriamo nel dettaglio che cosa hanno questi due in comune e cosa invece li differenzia totalmente. Sicuramente noi che siamo dei casual player ci è capitato di giocare a Fortnite per 5, 6 o addirittura più ore, quando abbiamo magari il giorno libero e ci stravacchiamo sul divano o davanti al PC per passare un po' di tempo con i nostri amici e farci coinvolgere completamente dal mondo di gioco. I pro player invece quanto giocano a Fortnite? Questa è una bella domanda. Noi giochiamo quando abbiamo tempo libero, quando troviamo una o due ore la sera per dedicare questo tempo al divertimento. I pro player invece, e sto parlando di tier 1, quindi pro player di prima classe, giocano a Fortnite per professione, diciamo. Quindi noi non lo vediamo, nonostante il fatto tantissimi di loro streamano in continuazione, ma loro giocano per più di 6 ore giornaliere, tra cui passano circa 2 o 3 ore per allenare le meccaniche e il resto, altre modalità di gioco come arena, creativa, late game, eccetera eccetera. I pro player hanno bisogno di tenere sempre allenati questi aspetti di gioco, dunque lo devono fare tutti i giorni, così come sport olimpici che richiedono tantissimo allenamento nei termini di concentrazione e tempo. Non esistono miracoli, se conoscete almeno un pro player che una stagione dopo l'altra si porta a casa in continuazione gli earnings, vuol dire che sta lavorando tantissimo per farlo. Vuol dire che si alza la mattina alle 8 per fare colazione, entrare nel gioco, allenare le meccaniche, dopodiché mangiare, sentire la propria trio, allenarsi anche con loro e così giorno dopo giorno. Noi invece entriamo quando ne abbiamo voglia. Ci alleniamo anche noi, oh, per Dio, non è che non ci alleniamo. Sono sicuro che tantissimi di voi lo fanno. Ma noi lo facciamo senza costanza, lo facciamo sempre per divertirci, per vedere magari la soddisfazione di fare il triplo edit eccetera eccetera,
mentre i pro player lo fanno per i risultati. Fino a qui siete d'accordo con me? Se siete d'accordo, fatemelo sapere cliccando sul mi piace sotto questo video e andiamo avanti. Le skin. Eh sì, ragazzi, il rapporto che hanno i casual player e i pro player sono due cose completamente diverse. Prima di tutto, i pro player, quando si comprano skin, si immaginano questa skin nei tornei dal punto di vista della comodità, della sua grandezza, meno è piccola meglio è per loro. Non che i casual player scelgono le skin più grosse del gioco, no di certo. Il fatto è che per i pro player è estremamente importante questa caratteristica, non tanto quanto per un casual player. Poi posso aggiungere che i casual player sono quelli che fanno guadagnare più soldi a Fortnite per tutti gli acquisti che fanno nel gioco. Sono sicuro che conoscete qualcuno che gioca una volta a settimana, però ogni volta che entrate con lui in lobby ha sempre l'ultima skin uscita, tutte le skin icon e di tutti i pass battaglia. Ecco, io ne conosco uno ad esempio, eppure non guadagna a giocare a Fortnite. I soldi che spende sono semplicemente soldi che guadagna lavorando, a differenza dei pro player che comunque hanno tante skin ma che per la maggior parte gli vengono regalate, quindi spesso non spendono neanche un euro per averle. In più, la maggior parte di loro non interessa veramente avere un armadietto pieno di skin. Ad alcuni basta avere la bacchetta stella, aura e il supereroe customizzato. Stop. Poi bisogna dire che spesso utilizzano skin per altri scopi, ad esempio per confondere il nemico. Quando ad esempio giocano in trio, prendono tutte le skin uguali confondendo il nemico, perché quelli non sanno più a quale aura esattamente hanno tolto lo scudo, quindi non sanno più chi pushare. Amici di Fortnite. Perché amici di Fortnite? In che senso? Nel senso che questi due tipi di giocatori non si incrociano mai praticamente. Un casual player non avrà mai tra i suoi amici su Fortnite un pro player, e così anche al contrario. A meno che il casual player non sia uno streamer molto famoso, allora sì, allora possono nascere delle collaborazioni tra loro due. Altrimenti mai. Ma anche se non fosse così e un casual player avesse tra gli amici un pro player, sicuramente non giocano mai insieme, perché gli scopi di queste due persone sono completamente diversi. Inclinazione allo stress. Questa cosa è evidente, ragazzi, ma io sono molto curioso se sapete già quello che vi sto per dire. Quindi, che cosa ne pensate? Chi dei due è più incline allo stress del videogioco? I pro player oppure i casual player? Dai, sono veramente curioso di sapere se saprete rispondere in modo giusto. Ci siete? Ok, ragazzi, in verità quelli più inclini allo stress sono i casual player e non i pro player. Questo è dovuto al fatto che le persone che giocano a Fortnite di professione sono ormai immuni allo stress che un normale giocatore può ricevere a causa delle continue morti, dai bug, eccetera eccetera. I pro player sono tali non per niente. Un giocatore anche bravo non riuscirà mai a diventare un pro player se non impara a tenere a bada il proprio stress. E ricordatevi che lo stress e le incazzature che vedete nelle stream dei pro player sono due cose completamente diverse. I casual player continuamente smettono di giocare a Fortnite per settimane e poi ricominciano di nuovo, perché lo stress da gioco non gli permette di giocarci continuamente. È normale, è una cosa che succede a tutti i videogiocatori in qualsiasi gioco. Ed è questo il motivo per cui i pro player riescono a migliorare continuamente, perché il loro stimolo per giocare non è quello di divertirsi, perché alla fine se non riesci più a divertirti perché il gioco ti sta stressando, allora che cazzo continua a giocarci? Invece loro come stimolo hanno quello di vincere soldi e farsi il nome. E fidatevi che per questo si può anche resistere allo stress ed andare avanti. Ed infine, ragazzi, volevo finire questo video in modo un po' simpatico. I pro player hanno dietro un team intero: il coach, il manager, l'allenatore, la sua trio, eccetera eccetera. Invece la maggior parte dei casual player hanno dietro soltanto la madre o il padre che rompono i coglioni perché devi finire i compiti di scuola. E fanno bene. Per oggi, amici, invece è tutto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi il prossimo video. Non dimenticatevi anche che ogni persona che mette il mio codice creatore nello shop di Fortnite è uno scoop di proteine offerto. Alla prossima, io mi chiamo Last Hero G. GG. Ciao!